Ciao a tutti! Oggi prepareremo la mattonella al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 4 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono mascarpone, crema di pistacchi, panna fresca per dolci, latte, gelatina in foglia ammollata in acqua fredda e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla, lo zucchero a velo e la panna fresca per dolci che deve essere ben fredda. Noi l'abbiamo messa 45 minuti in congelatore. E la facciamo montare senza misurino e senza tempo a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, sciogliere i fogli di gelatina nel latte caldo. Mettere nel boccale il mascarpone. E la crema di pistacchi. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 3. Aggiungere la gelatina sciolta nel latte caldo. Ed amalgamare per 1 minuto a velocità 3. Versare la crema nella ciotola con la panna. Amalgamare delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. Trasferire il composto in uno stampo da plum cake rivestito con pellicola trasparente. Coprire con pellicola trasparente e riporre in congelatore per almeno 4 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la mattonella dal congelatore, trasferire su un piatto da portata, decorare con crema di pistacchi e granella di pistacchi e riporre in frigo per un'ora prima di servire. Mattonella al pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta!